Che significa leggere una favola in modo filosofico, seguendo un metodo filosofico? Allora, intanto ne ho scelta una molto breve e famosa, molto famosa. La volpe e l'uva. Una volpe affamata vide dei grappoli d'uva che pendevano da un pergolato e tentò disperatamente di afferrarli. Si lanciava, si slanciava, saltava, ma non vi riuscì. Finché tra sé e sé non disse: "Robaccia acerba", e se ne andò. Così anche fra gli uomini c'è chi, non riuscendo per incapacità a raggiungere il suo intento, ne dà la colpa alle circostanze. Bene, iniziamo con questo, con questa famosissima favola. Diamo avvio alla playlist dedicata solo alle favole nel canale YouTube di Sintesi Dialettica, al quale vi preghiamo di iscrivervi attivando l'ormai celebre campanella. Ed è famosa tanto da essere divenuta un modo di dire. Quante volte sentiamo, conosciamo il modo di dire, fare come la volpe e l'uva, per dire non posso arrivare a quell'obiettivo e quindi inizio a disprezzarlo. Inizio a disprezzarlo, che cosa significa? Che io faccio uno sforzo che dura poco, come la volpe, e a quel punto mi stanco, mollo, rinuncio e quindi inizio a disprezzarlo. Quindi ancora lo desidero, ancora lo desidero. Ancora lo voglio, ma inizio a disprezzarlo perché non riesco a ottenerlo. E questo che cosa significa allora? Che cosa si impara da una favola di questo genere? Questa favola è un invito all'azione. È un invito all'azione che non significa devi fare questa cosa. Significa che grazie all'azione tu scopri il senso della tua esistenza. Perché il senso della tua esistenza lo dà ciò che fai. Lo danno le opere, lo danno le opere, che tornano a te come senso, sia come orizzonte immaginativo di fronte a te in termini di futuro. I miei sogni, i miei ideali, i miei obiettivi, le mie ambizioni, sia ciò che ho realizzato, messo in fila, compie il tuo senso. Ti dà, come dire, il vocabolario per comprendere il tuo senso. Ma di chi è questa favola? Di chi è questa favola? Questa favola è di, che c'è scritto qui? Esopus, e l'ho scritto anche in greco. Aisopos, Aisopos. Questo è un quadro a olio molto bello, conservato al Prado di Madrid, che dobbiamo visitare, che non c'è stato, mi auguro che ci possa andare al più presto. È un quadro a olio di un colosso della storia dell'arte, che è Diego Velázquez, che ha eseguito questo ritratto di Esopo. Intorno al 1640. Vedete che ha l'aspetto trasandato, è un vecchio con abiti poveri, anche i colori richiamano questa sua trascuratezza, questa sua trascuratezza. Perché questo? Perché questo tratto di umiltà, Esopo è, come dire, è avvolto dalla leggenda, un po' come Omero. C'è chi dice addirittura che non sia esistito come uomo lui, ma sembra invece che sia esistito e che sia stato il grande sistematore della tradizione orale della favola greca. Della favola greca. La tradizione lo rappresenta deforme, lo rappresenta deforme e addirittura balbuziente. Un uomo che raccoglie favole e che racconta favole, balbuziente. E nel 600 Velázquez lo rappresenta in questo modo, lo rappresenta umile, lo rappresenta un po' picaro e appunto povero, perché probabilmente Esopo era uno schiavo, è stato uno schiavo, giunto in Grecia come schiavo di origine frigia, la Frigia era nella penisola anatolica, la Turchia. Probabilmente, le fonti sono contrastanti ed è molto importante vedere che qui c'è un libro. Questo libro qui è La sistemazione della grande tradizione orale greca. Ecco perché partiamo da lui, da Esopo,
per questo ciclo sulle favole, perché appunto lui ha sistemato quello che già era orale. Ma la favola non è nata in Grecia. La favola molto probabilmente è nata, ha una tradizione antichissima, un genere letterario antichissimo, ed è molto importante. Generalmente viene sminuito rispetto al resto, perché è una cosa da bambini, sciocchezza. C'è la tradizione egizia, ed è molto bello vedere che nelle favole anche di Esopo, di Fedro, il latino Fedro, ci siano dei coccodrilli, degli scarabei, dei gatti. Ci sono gli scarabei, sì, ci sono i gatti qui da noi che sono sacri, ma i coccodrilli no. Quindi è evidente che c'è una tradizione egizia che è arrivata in Grecia. E c'è la tradizione ario-indoeuropea, sì, 2000 anni prima di Cristo, dall'India, dall'Oriente, la tradizione assiro-babilonese, le favole. E ci sono anche delle favole dentro la Bibbia. Per esempio c'è nei giudici c'è il rovo scelto dagli alberi come loro sovrano, una metafora del potere. E noi attraverseremo non solamente le favole di Esopo, che è un po' il paradigma, ma quelle del latino Fedro, di La Fontaine, dei fratelli Grimm, di Hans Christian Andersen, e anche di chi? Sorprendentemente, di chi? Anche di Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, quella mente inquieta, come l'ha definito Baudelaire nei Fiori del Male, 1857, l'ha definito specchio profondo e oscuro. Secondo Baudelaire, Leonardo è uno specchio profondo e oscuro. Non ha nulla di angosciante, sì, anche di angosciante, ma non è questo. È la sua profondità, è la sua mente inquieta alla ricerca di tutto. Leonardo ha scritto anche delle favole. Specchio profondo e oscuro, quindi profondo, ampio, e buio perché profondo, e oscuro, e misterioso. Come cosa? Come la vita. La vita è chiara? Non è chiara. E poi arriveremo alle bellissime fiabe italiane, sistemate un po' come ha fatto Esopo, le favole italiane da Italo Calvino, che lui le ha sistemate, raccolte e riscritte, fino ad arrivare a Rodari, Gianni Rodari, le favole al telefono, le favole ironiche. E poi, queste favole che definiscono il tratto della nostra coscienza, noi, molti di noi l'hanno conosciuta anche attraverso il cinema, Cenerentola, Cappuccetto Rosso, Walt Disney, no? Però questi grandi autori, Leonardo, Esopo, Fedro, i fratelli Grimm, Andersen, La Fontaine, vedete come attraversiamo l'Europa, costituiscono una sorta di tratto comune delle nostre infanzie di europei. E quindi la favola è un formidabile strumento di unificazione culturale europea. È una base comune dell'umanesimo europeo. Favola come la letteratura, ma il genere letterario ha in sé i tratti fondamentali che collega tutti noi, che abbiamo nella nostra memoria, nel nostro fondo, queste favole. E la cosa veramente molto bella delle favole, in particolare devo dire di Esopo, sono gli animali. Questo è il mio preferito, un cinghiale. Mi manca il capodoglio che mi piace tanto, ma purtroppo me lo devo ancora procurare. Perché gli animali? Si parla quasi esclusivamente di animali, gli uomini quasi sono assenti. Perché? Perché gli animali parlano di noi. Questi animali parlano di noi. Noi siamo in quelle vicende, ma non solamente io come nella mia interiorità, nei miei stati d'animo, ma io come gruppo collettivo, come società. Ed ecco perché queste favole sono classiche. Perché, per usare una frase di Orazio, nelle Satire, di Quinto Orazio Flacco, latino, che conosciamo, de te fabula narratur. La favola parla di te, la favola parla di me. Ok? Conosciamo l'espressione lupus in fabula. Lupus in fabula, il lupo nella favola. Ecco il lupo. Io direi ecce homo.
in qualche modo, perché vedo il lupo e vedo me. Vedo me, la dinamica è lì. Parlano di noi. E sono tutte, hanno tutte un tratto scuro queste favole. Tutto un tratto scuro. L'invidia, l'accidia, la superbia, l'ira, l'avarizia, la lussuria, la gola. Ed è dominante la truffa, il raggiro, il tradimento, la viaggeria, la vigliaccheria, la lusinga. E ci sono tutti i sentimenti dell'uomo. Tutti i sentimenti dell'uomo rappresentati in quelle poche righe che abbiamo letto. Ci sono poche righe, le favole di Esopo sono brevissime. E grazie alla presenza di quei sentimenti, tu riconosci ciò che provi o che puoi provare, conoscendo questa favola, istruendoti su questa favola e amplificando anche la tua estetica, perché l'estetica è il movimento del piacere e del dispiacere, la sensazione, la famosa bellezza o la famosa bruttezza, che costituisce un patrimonio di istruzione per me. Io mi istruisco grazie alle favole, mi istruisco e mi educo, perché istruendomi, imparando queste cose, grazie a quella bellezza traggo da me i miei talenti, traggo da me il mio armamentario di conoscenza, di bellezza e anche di memoria, perché queste favole noi le abbiamo spesso apprese da bambini, di memoria, che costituiscono un po' una sorta di rifugio di fronte alle ferite della vita, di rifugio nel quale andare, che è di bellezza assoluta. Una cosa che è veramente molto importante in queste favole, io trovo, è che ricorre spesso in Esopo, è che l'animale spesso preferisce morire di fame, ma rimanere libero, piuttosto che essere asservito e essere ben pasciuto. C'è sempre un impulso di libertà. E poi c'è un bestiario, il famoso bestiario, che poi viene codificato in modo magistrale anche nei disegni, nelle arti, nel Medioevo. Il bestiario medievale, per esempio, in cui noi abbiamo nella nostra antica memoria un'attribuzione di caratteristiche fondamentali. La volpe è astuta, l'aquila è maestosa, il cane è fedele, il gatto è libero. Tutte queste categorie rappresentano, naturalmente, non c'è un approccio scientifico, non c'è un approccio scientifico. Perché la favola è mito. La filosofia è nata per superare il mito, per creare, di fronte al terrore del dolore e della morte, la filosofia nasce per creare un sapere stabile. Non mi basta più la favola, non mi basta più il mito, che voglio creare un sapere stabile. Di qui la nascita della filosofia e della scienza. Questa è una definizione squisitamente, intimamente greca. La filosofia è una cosa scritta in greco. Il resto è commento. La filosofia è greca. Ma la verità non è forse in quelle favole? Non è forse in quei miti? Sicuramente anche in quei miti. Esopo è del VII secolo avanti Cristo. Del VII secolo avanti Cristo. La volpe e l'uva parla a noi anche oggi. Parla a noi anche oggi attraverso quella bellezza, che è la bellezza della nostra civiltà. E allora leggere in termini filosofici una favola non significa andare ai massimi sistemi. Significa andare ai massimi sistemi nel senso che io devo filosofia, cioè voglio conoscere la verità. Io sono amico della verità, della sapienza, e quindi continuamente la ricerco. E grazie a questo modo di pensare, questa forma mentis, diciamo, in modo facile, attraverso questa forma mentis, io attraverso il comportamento della volpe cerco di capire chi sono e cosa faccio. E attraverso il comportamento della volpe io, come dire, pongo in critica la mia azione, attraverso uno scenario che è gentile, che è vicino a me, accanto a me, quello degli animali, che per natura mi piacciono, ai bambini piacciono gli animali,
Ma anche agli uomini piacciono gli animali, perché, per dire, per le favole non sono solamente per bambini, una questione da bambini, perché gli adulti sanno già tutto, e quindi i bambini. E allora la filosofia si pone delle domande semplici per risolvere, per cercare, no, per risolvere, per affrontare questioni complesse. Qual è il senso della mia vita? Se di fronte al grappolo d'uva io abbandono, mollo, mollo. Anche perché se io mollo o non affronto, spesso posso soffrire. E nel mondo, nella vita, si può soffrire anche per un'idea sbagliata che sia delle cose. Ho un'idea sbagliata e ne soffro. E questo che cos'è? È un pregiudizio. E il pregiudizio combatte la ricerca della verità. Perché se io non so che questo libro è rosso e penso che sia giallo, ho un pregiudizio su questo libro. Giudico prima questo libro. Questo non è altro che il metodo filosofico. La prossima volta, adesso abbiamo fatto un po' una cornice, ma continueremo con le favole andando direttamente più al testo. Ho voluto partire con questa prima famosissima, e poi ne affronteremo un'altra molto famosa, connessa nella spiegazione anche a quella. Quella che conosciamo tutti, delle formiche e della cicala. Iscrivetevi al canale di Sintesi Dialettica, al canale YouTube di Sintesi Dialettica, seguite la nostra rivista online e Sintesi Dialettica su Instagram, Facebook e i nostri canali social media. Grazie.